Presentati i risultati di un importante studio italiano di fase 3 randomizzato che è lo studio Hermes. Lo studio Hermes nasce da un'importante collaborazione tra i centri oncologici del nostro paese per rispondere a un quesito importante, cioè se un tumore del colon retto metastatico con malattia wild type da un punto di vista molecolare RAS BRAF wild type, dopo un certo numero di chemioterapie, la chemioterapia può essere sospesa e proseguire soltanto col Cetuximab, con la terapia biologica. Questo col fine di mantenere i buoni risultati del trattamento medico e insieme ridurre la tossicità del paziente. Da cosa si parte? Si parte da tre studi di fase 2, tre piccoli studi di fase 2, il Macro 2, il Valentino e il Panama, che andavano a valutare e portare avanti queste ipotesi. Con lo studio Hermes abbiamo avuto la possibilità di randomizzare 600 pazienti a un trattamento con FOLFIRI cetuximab fino a tolleranza o progressione, il braccio standard, quello che noi giudichiamo come crystal-like, e il braccio sperimentale era un trattamento che prevedeva 4 mesi di chemioterapia, cioè una chemioterapia per un periodo condizionato di 4 mesi combinato al cetuximab e poi dopo i 4 mesi, gli 8 cicli di chemioterapia, continuare soltanto col cetuximab. Quindi uno studio che voleva migliorare l'approccio, tra virgolette, sui bisogni del paziente, sulla qualità di vita, però mantenendo gli effetti benefici. Obiettivo dello studio era la progression free survival per protocol, obiettivi secondari anche quella ITT e ovviamente l'overall survival, e come obiettivo primario insieme alla PFS ovviamente la tossicità, la valutazione della safety. In questo studio due elementi sono caratterizzanti molto importanti. Il primo, che era previsto, fortemente raccomandata una seconda linea con FOLFOX bevacizumab, e che poi sia all'inizio che successivamente con delle biopsie liquide programmate nel tempo verrà fatta, ed è in corso, la sta conducendo il professor Normanno, la caratterizzazione biomolecolare estesa sia sul tessuto ma anche sulle biopsie liquide per vedere se abbiamo un gruppo che può avere particolari vantaggi. Dovremo portare i primi risultati all'ASCO del prossimo anno se riusciamo ancora a definire meglio i gruppi che ne hanno un maggiore vantaggio. Quali sono stati i risultati dello studio? Vengono randomizzati 600 pazienti, lo studio ha avuto un dropout del 40%, che è un dropout molto simile alla pratica clinica, ma anche molto simile a quello che è avvenuto negli altri studi con questo tipo di logica di valutare la terapia di mantenimento, per cui non vengono raggiunti i 387 eventi previsti, per cui il dato di PFS viene dato come non inferiorità non raggiunta, anche perché c'è questa problematica molto importante legata al numero degli eventi. Quali sono i numeri? Sostanzialmente 12 di PFS contro 10 di PFS per quanto riguarda il braccio standard e quello sperimentale, con un hazard ratio di non significativo per quello che riguarda la P. Se andiamo a valutare questo stesso dato nell'ITT, cioè nell'intera population, vediamo che si va dai 10 ai 9 mesi, quindi il trend è molto forte a mio avviso nel mantenere questo tipo di risposta, ma continuo a dire la problematica è fortemente legata al dropout che ha condizionato lo studio. Dato sicuramente interessante è che non è detrimentale per l'overall survival. L'overall survival, se andiamo a considerare la valutazione per protocol, si viaggia dai 36 mesi addirittura in vantaggio per quello che riguarda il braccio sperimentale contro i 29 del braccio di controllo, e diventa 32-30, lo vedrete nelle slide, per quanto riguarda l'ITT. Quindi si ha vantaggio anche in questo caso del braccio sperimentale, per quanto non significativo. Quindi abbiamo dei dati abbastanza concordanti tra di loro. Il terzo dato abbastanza concordante è il response rate, che viaggiamo sul 63-64% dei casi nei due bracci di trattamento.
cosa è successo per la safety? Sicuramente si ha una riduzione della tossicità, in particolare per una tossicità molto impattante sul paziente, al di là di quella cutanea, che è la neutropenia e la neutropenia febbrile. Con dati che sono abbastanza concordanti tra di loro e con quello che ci attendevamo con questo tipo di trattamento, anche detensificandolo, per quanto riguarda la PFS, ovvero survival response rate, ovviamente il miglioramento atteso per quanto riguarda la tossicità. Quali sono le conseguenze di questo studio? Sicuramente abbiamo due elementi importanti. Abbiamo soprattutto nell'ambito del colon sinistro, in tutte quelle situazioni in cui abbiamo difficoltà a continuare un trattamento di chemioterapia insieme al cetuximab, insieme all'anti-EGFR, probabilmente abbiamo uno studio che può dare una maggiore base a questo tipo di trattamento con tutti i limiti che abbiamo detto fino adesso. E l'altra problematica, secondo me importante, è che riusciamo finalmente a dire che possiamo migliorare nella gestione di questi pazienti e quindi diamo un substrato, a mio avviso, legato a una casistica ampia che va in questa direzione. Continuo a dire con tutti i limiti di tipo metodologico. Si può fare meglio, a mio avviso sì, noi avremo a disposizione, direi a breve, io spero per il prossimo ASCO, sia la rivalutazione con profilo ampio dei tessuti, ma sia soprattutto le biopsie liquide fatte al tempo zero, fatte a 4 mesi e poi fatte a progressione, che ci permetteranno anche meglio di capire quali sono i pazienti che possono avere questo tipo di vantaggio dalla densificazione del trattamento. Quindi, conclusione, secondo me diamo un messaggio positivo per 3 motivi. Uno, un risultato importante della ricerca italiana, aver randomizzato 600 pazienti, l'unico studio di fase 3 randomizzato che valuta il mantenimento nel colorretto metastatico RAS, BRAF, wild type, penso che sia un orgoglio per la ricerca scientifica nel nostro paese. Aver prodotto un dato, per quando non viene raggiunto la non inferiorità per le problematiche di dropout, ma sicuramente un dato concordante che può sostenere in alcune situazioni una terapia dosificata, e poi produrremo un terzo dato, a mio avviso rilevante, daremo una base biologica, mi auguro, per quei pazienti per i quali questo può essere fatto e può essere fatto con una solida base di biologia molecolare.